Palazzo del Pegaso, la pittura poetica di Gianfranco Tognarelli, la mostra Superfici del Silenzio inaugurata nello spazio espositivo Ciampi con gli interventi critici di Andrea Mancini e Carol Morganti. Sanità, vivere meglio, la seconda edizione dedicata ai cittadini colpiti dall'alluvione. La campagna presentata a Palazzo del Pegaso offre alle vittime delle ultime alluvioni in Toscana, Emilia Romagna e Marche 1600 interventi gratuiti completi di consulenza psicologica o psicoterapia. Soccorso alluvionale, targa del Consiglio alla squadra SWRT, Swift Water Rescue. Il riconoscimento è stato consegnato a Palazzo del Pegaso dal Presidente del Consiglio regionale per l'impegno e la professionalità dimostrati durante le emergenze alluvionali. È stata inaugurata nello spazio espositivo Ciampi di Palazzo del Pegaso la mostra dell'artista pisano Gianfranco Tognarelli Superfici del Silenzio. Dopo i saluti istituzionali del vicepresidente del Consiglio regionale, sono intervenuti Andrea Mancini, storico, Carol Morganti, storica dell'arte, e l'artista Gianfranco Tognarelli. Secondo Andrea Mancini, la pittura di Tognarelli non è una pittura astratta. Egli ci invita ad una festa di nozze, concepita da un artista che gioca col cuore palpitante della nostra esperienza visiva. Sono qui appunto a raccontare la mostra di Gianfranco Tognarelli con parole diverse da quelle che lui ha usato, nel senso lui ha parlato di silenzio, io parlo di musica jazz, di improvvisazione che io trovo dietro quest'arte. Lui ha parlato anche di tristezza, io ci trovo un grande piacere. Nel senso che questa pittura è una pittura che può essere aperta a tante interpretazioni, ma soprattutto è una pittura estremamente piacevole che spero che il pubblico possa incontrare e divertircisi vedendo queste cose. Per Carol Morganti, il titolo di questa mostra, nel quale il sostantivo silenzio acquisisce tanta rilevanza, intende rimarcare come l'opera pittorica sia autosufficiente e non necessiti spiegazioni. Questa mostra valorizza una parte importante della produzione di Gianfranco realizzata tra il 2010 e il 2024. È la parte, diciamo, della sua opera astratta, incisa e pittorica. Un percorso di esplorazione dentro il mondo mentale di un artista che diciamo ad aderire tanto al mondo di oggi in termini di messaggio, di impegno e di coinvolgimento rispetto a quelli che sono i temi dell'attualità. Facendo riferimento alle opere qui nella mostra, guardavo qui davanti a me l'opera là in fondo, Profughi, per esempio, dove ci parla del dramma dei migranti, dei naufraghi che lasciano i loro paesi e vengono in questi nostri lidi ostili. Quindi penso che il visitatore troverà grande interesse in questa mostra e venga stimolato anche da questa arte particolare che è astratta ma al tempo stesso mantiene delle dimensioni, le dimensioni dello spazio, le dimensioni architettoniche, una grandiosità che è qualcosa di particolare della sigla di quest'artista. Secondo l'artista Tognarelli, l'emozione di un quadro si coglie pienamente nel silenzio. Il silenzio è quello che, secondo me, è quello che serve per comprendere un quadro. Bisogna porsi di fronte al quadro e cercare appunto di riceverne l'emozione che dà, e questo deve essere fatto nel silenzio, secondo me. Ecco, la mia pittura vorrebbe essere un'evocazione di sensazioni, e quindi questa cosa del silenzio è proprio per cercare. Poi non è detto che la mia sensazione, quello che l'importante è che dia una sensazione a chi riceve
l'immagine, che può essere anche diversa dalla mia, però ecco, il silenzio accompagna questa visione. E adesso sentiamo il commento da parte del vice sindaco di Pontedera. È un piacere essere qui per la mostra di Gianfranco Tognarelli in questa struttura sicuramente molto importante, dove si trovano in esposizione queste bellissime opere in modo, diciamo, veramente importante. E fa piacere vedere la valenza di questo pittore, di questo concittadino che parte da lontano e arriva fino a questo ambito astratto dove i colori si fondono e danno delle sensazioni e delle emozioni importanti, come abbiamo ascoltato anche dalla critica. Infine, le parole del vicepresidente del Consiglio regionale. Sì, una mostra molto interessante, bellissima da visitare in queste settimane. Il nostro spazio espositivo del Consiglio regionale si apre e dà grandi e nuove opportunità agli artisti della Toscana. Un'intuizione che viene da lontano di mettere a disposizione il nostro palazzo per promuovere l'arte e le produzioni artistiche della nostra regione, e credo che questa sia una delle iniziative più apprezzate rispetto a come utilizzare il luogo pubblico, quello del Palazzo del Pegaso, per fare in modo per far crescere la Toscana tutta diffusa qua a Firenze nella nostra sede, ed è un'opportunità importante perché si apre nel centro della città e credo che questa sia un'occasione di piacere per coniugare arte, cultura e soprattutto la possibilità di mettere in evidenza le grandi produzioni toscane. Offrire un aiuto concreto per il benessere psicologico delle persone che hanno vissuto gli ultimi eventi alluvionali in Toscana, Emilia-Romagna e Marche. È questo l'obiettivo della seconda edizione del progetto Vivere Meglio di EMPAP, l'ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi, che promuove l'accesso agli interventi psicologici per ansia e depressione. Durante la conferenza stampa di presentazione a Palazzo del Pegaso, il vicepresidente del Consiglio regionale ha sottolineato come si tratti di un progetto importante per i cittadini della regione. Sentiamo. Un valore altissimo, Vivere Meglio, un progetto importante per i cittadini della nostra regione. L'opportunità di un'assistenza psicologica diventa fondamentale oggi, come sempre di più lo potrà essere in futuro, avere l'ausilio di un'opportunità, in questo caso gratuita per chi potrà usufruirne, porta a tutti noi rappresentanti istituzionali l'opportunità e il dovere di darne una divulgazione, perché è un beneficio che parte ovviamente dai territori che hanno subito l'alluvione e non solo, si estende a tutta la nostra regione, quindi una collaborazione che ci sentiamo in dovere di promuovere e di rendere in termini istituzionali a conoscenza di tutti quei cittadini che potranno usufruire di questo beneficio, che non è soltanto ovviamente per l'aspetto di carattere economico, ma diventerà soprattutto per la salute e per il benessere delle persone. Il progetto, interamente finanziato da EMPAP, realizzato in collaborazione con le più prestigiose università italiane e che quest'anno si avvale della collaborazione della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, è aperto a tutte le persone, ma ai cittadini che hanno vissuto un evento traumatico come quello delle ultime alluvioni saranno offerti 1.600 interventi completi di consulenza psicologica o psicoterapia. 600 riguarderanno le province toscane di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Sentiamo le parole di Felice Damiano Torricelli, presidente di EMPAP, che ha illustrato il progetto. L'intervento è mediato da un portale che si chiama viveremeglio.empap.it per raggiungerlo. Il portale offre alcuni servizi gratuiti per tutti i cittadini. Fondamentalmente un servizio di screening psicologico che restituisce poi un feedback sullo stato di benessere psicologico e l'utilità di rivolgersi a uno psicologo o a uno psicoterapeuta per essere aiutati. E fornisce anche servizi di autoaiuto, una serie di manuali che aiutano le persone a comprendere il disturbo che stanno attraversando e semmai anche a utilizzare una serie di esercizi per migliorare la loro qualità di vita.
Per le persone invece che abitano nelle province alluvionate offriamo in questo periodo la consulenza diretta degli nostri psicologi e psicoterapeuti per interventi gratuiti per il trattamento di ansia e depressione sulla scorta degli esiti di questo screening che facciamo online. Quindi il trattamento invece è dal vivo, mediato peraltro dai medici di medicina generale di quei territori in questa fase. E adesso Ada Moscardella del Consiglio di Indirizzo Generale dell'Ente, che è la referente per la Toscana del progetto. Per quanto riguarda la Toscana, noi ci aspettiamo che il progetto coinvolga principalmente i giovani della fascia d'età 20-24 anni e 25-29 anni, che già dalla precedente edizione del progetto sono state le persone che si sono rivolte maggiormente ai nostri servizi di sostegno psicologico per la prevenzione dei problemi di ansia e di depressione. Con l'evento alluvionale che c'è stato a novembre, questa fascia di età viene particolarmente coinvolta rispetto a tutte quelle che sono la messa in crisi della progettualità e delle proprie relazioni familiari e sociali. La fascia 20-24 anni, ad esempio, si è trovata già a veder messa in crisi tutta una serie di eventi della propria storia di vita che sono caratterizzanti. Durante la pandemia hanno perso il diploma, hanno perso i primi anni di università, qualcuno la laurea perché l'hanno fatto tutti questi eventi online. L'evento alluvionale va ulteriormente a mettere in crisi la fiducia nel futuro e la sicurezza rispetto ai progetti futuri. Per quanto riguarda la fascia 25-29 anni, a maggior ragione, sono ragazzi che si stavano trovando a immaginare i propri progetti di vita adulta e che magari si stanno adesso trovando a dover o rientrare nelle proprie case con i propri genitori, perché magari la loro casa è stata danneggiata dall'alluvione, o magari si trovano nella situazione contraria, cioè si sono trovati a dover accogliere i propri genitori che magari hanno avuto le case danneggiate o addirittura i propri nonni. Tutto questo mettendo in crisi le relazioni sociali per come le stavano progettando. In questo modo, con il sostegno che possono, a cui possono accedere attraverso il progetto Vivere Meglio, possiamo andare a prevenire la cronicizzazione di fenomeni di ansia, depressione, di insicurezza, in modo tale che possano riprendere a progettare la propria vita con maggiore serenità. Sentiamo adesso le parole di Francesca Guerra, medico di medicina generale. In qualità appunto di medico di medicina generale a Campi, io quello che ho potuto notare nei miei ambulatori è proprio quanto questi disturbi di cui abbiamo parlato, ansia e depressione, siano molto frequenti nelle donne, nei pazienti che avevano già un'anamnesi patologica positiva per le patologie mentali, ma quanto questo aumento di questi disturbi sia correlato all'entità del danno che i pazienti hanno ricevuto e al supporto sociale che hanno ricevuto. Quindi credo tantissimo nell'aiuto fondamentale che questo progetto dà proprio come supporto per i cittadini, perché questi disturbi non diventino appunto indelebili, ma come medico ci tengo tantissimo a sottolineare quanto sia importante il fatto che questi psicologi vengano ospitati nei nostri ambulatori. Quindi questo serve a rendere i pazienti consapevoli del fatto che l'accesso alla cura del corpo tramite il medico di medicina generale è allo stesso livello dell'accesso alla cura della mente. Quindi questo è ciò che secondo me è ancora più importante e che sta dietro a questo importante progetto. Infine il commento di Fiammetta Cosci, professore associato di psicologia clinica dell'Università di Firenze. Siamo quindi alla seconda edizione del progetto Vivere Meglio. Nella prima edizione è stato esteso il trattamento psicologico sul territorio nazionale con una partecipazione importante soprattutto da parte delle donne, delle fasce più giovani, quindi i giovani adulti in particolare. Ora nella seconda edizione, che è limitata alle zone che hanno subito eventi alluvionali nel novembre scorso, ci aspettiamo che di nuovo una popolazione femminile e giovanile, che sono tra l'altro anche molto state molto esposte a questo evento traumatico che è stato rappresentato dall'alluvione, possa avvalersi di questa risorsa. Un evento traumatico come l'alluvione, come in genere le catastrofi naturali, sono eventi che possono ovviamente rappresentare veri e propri fattori di rischio per la salute mentale delle persone. E ovviamente questo non solo per l'evento nella data giornata in cui ha luogo il cataclisma, ma anche per tutti gli eventi successivi legati al disagio e alle perdite secondarie al cataclisma.
Il nostro sistema antistress infatti è un sistema che funziona in maniera ottimale quando siamo esposti a un evento stressante, traumatico per un tempo breve, anche se molto intenso. Quando invece ci troviamo esposti a degli eventi che si ripetono nel tempo, che sono continuativi nel tempo, anche se magari di intensità decrescente o minore, ecco che questo ci mette in difficoltà. E quindi da qui l'importanza di fronteggiare gli eventi traumatici con il possibile disagio che si possono scatenare attraverso processi e percorsi di cura. Per l'impegno e la professionalità dimostrati nelle emergenze alluvionali, la squadra toscana Swift Water Rescue a Palazzo del Pegaso ha ricevuto dal Presidente dell'Assemblea Legislativa la targa del Consiglio regionale. Il Presidente ha sottolineato la serietà, la genuinità, la volontarietà con cui la squadra si è presa cura del territorio e di tutti quelli che ne avessero bisogno, sempre con la voglia di mettersi a disposizione degli altri ogni qualvolta ci fosse un'emergenza, mettendo anche a rischio le loro vite, soprattutto durante il Covid. Presidente, ribadendo la professionalità e la preparazione della squadra, ha ricordato come l'istituzione, con il gesto simbolico della consegna della targa, voglia dare un riconoscimento alla SWIRT. Sentiamo le parole del Presidente. Sono davvero felice, onorato di poter accogliere in Consiglio regionale, di poter premiare un'associazione, la Swift Water Rescue Team Toscana, che in questi anni ha scelto sempre qual era la parte giusta della storia da acquistare, quella dei soccorsi, degli aiuti durante le fasi emergenziali. C'erano sempre, svolgevano e svolgono un compito fondamentale durante i momenti più difficili della nostra regione e oggi ho voluto premiarli qui in Consiglio regionale. Ho avuto modo di conoscerli più da vicino durante la pandemia, anche in quel caso non si sono mai tirati indietro, hanno scelto di andare nei luoghi più complessi, hanno scelto di saper tendere una mano. Ecco, alle ragazze e ai ragazzi, alle giovani e ai giovani toscani dico: cercate di impegnarvi nel volontariato, cercate di rendervi disponibili. Così si aiuta a prendere cura del proprio territorio, così si costruiscono le condizioni per una Toscana migliore. A riceverla il presidente Franco Chiozzi, che si è detto onorato di rappresentare l'associazione non tanto nei numeri ma nel cuore, nella determinazione, nella passione, nella professionalità, mettendo sempre al primo posto la sicurezza, la formazione e il desiderio di fare meglio e di più per la collettività. Beh, è una grandissima gioia, è un grandissimo onore. Ovviamente è un premio che premia tutto l'impegno di ogni singolo volontario. Che dire, sono giornate speciali, sono giornate che riempiono il cuore. Questo tipo di manifestazioni che possono sembrare formali, in verità hanno un significato veramente molto sostanziale, perché è il percepire del riconoscimento di quello che abbiamo fatto finora e di quello che vorremmo fare. È solo l'inizio, come giustamente ha detto il presidente Antonio Mazzeo.